Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e facciamo ancora un viaggio nel nostro server beta, facciamo così una giornata normale nel server beta, andiamo subito nel gioco, qui abbiamo il server beta, eccoci, mettiamo a tutto schermo, oggi faremo un po' di tutto, quello che si fa normalmente nel gioco. Allora, per prima cosa stiamo facendo l'evento e quindi quando c'è da fare l'evento è bene prima di raccogliere e vedere le missioni eventuali in modo che magari raccogliendo si fa qualche missione. Allora, questa è la missione, cioè sono le monete regalate nel giorno e questa è la missione, questa penso sia quella di ieri che è già fatta quasi tutta, manca da raccogliere un incidente, vediamo se lo troviamo. Eccolo qui, un incidente. Perfetto, e abbiamo fatto la missione. Poi abbiamo 12 produzioni da un'ora e queste le mettiamo subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, qualcuna di più così ci dovessero saccheggiare, non è un problema. Poi costruisci un edificio della cultura della tua età o due dell'età precedente. Dunque, l'edificio della cultura della mia età sarebbe sostanzialmente questa cosa di minatori, non so bene come si chiama, ricordo bene come si chiama in italiano. Vediamo se ce l'ho nell'antiquariale, nell'inventario. Non ce l'ho. È anche un po' grossa, vediamo se possiamo riuscire a metterla qui. Ok, ah, quindi anche vuole la strada a due corsie. Ah, sì, vuole la strada a due corsie, infatti è disconnessa, ma insomma a noi non interessa per la missione. Vediamo se abbiamo una corsa di massa di un'ora, così finiamo la missione direttamente. Allora, queste sono monete. 5, abbiamo soltanto 5 minuti, no? Quindi non possiamo farla, e quindi per la missione ci fermiamo qui. E a questo punto possiamo tranquillamente raccogliere. Vedete, io ho ripreso a mettere le produzioni di Promezio e di Oricalco perché, come ho detto nei video precedenti, sto cercando di passare all'era di Venere. Ah, qui non devo raccogliere, qui prima di raccogliere questi fici e gli eventi devo raccogliere Galassia. Sono sincronizzati, visto che Galassia mi permette di raddoppiare alcune produzioni, è bene utilizzare per raddoppiare queste produzioni importanti gli edifici degli eventi. Però per raccogliere devo consumare questi punti che ho in barra e allora andiamo subito in chat 90. Vediamo qual è la situazione in chat 90, se ci sono degli edifici. Ok, allora qui abbiamo. Cominciamo a prendere questo Himeji. Terza posizione, 67 punti. Usciamo e rientriamo nel messaggio, questo perché per evitare che qualcun altro sia entrato nello stesso momento, abbia preso la posizione nello stesso momento e se si scrive insieme dipende da quale arriva prima al server, quindi uno può essere convinto di averlo scritto prima, ma poi quando rientra si rende conto che l'ha scritto dopo. Allora, Himeji, la terza posizione, 67 punti, è Claire, ecco Claire. Himeji, ah, ho già preso la 2, niente, quindi non posso. Non posso prenderla, rimettiamo le cose come stavano prima, vediamo il resto. Allora penso che lo stesso sarà anche per Alcatraz. Sì, anche Alcatraz già gliel'ho preso. E allora vediamo. Beh, immagino, in effetti a me servono i progetti, prendiamolo a Bethel. Bethel, vediamo di non aver preso già una posizione precedente, no? Ok, e allora prendiamo qui. Anche questa volta usciamo, rientriamo. Himeji 4 di Bethel. Punti. Ok. Consumiamo, ma a questo punto no, proviamo prima a raccogliere. Allora raccolgo Galassia. Vedete, adesso qui ho 6 possibilità, ogni volta al 35% ho le possibilità di raddoppiare. E allora prendiamo le cose migliori. Prendiamo il trenino. No, ecco, raddoppiato. Vedete, quindi invece 15 punti e
15 punti, perché sono compresi anche quelli dei vagoni, più i 15 beni, prendo il doppio, 30 punti e 30 beni. Poi prendiamo il manicomio abbandonato, il 2x2 compare un pochino dopo. No, qui non l'abbiamo raddoppiato. Poi andiamo a prendere il vigneto di terracotta. Niente, il mulino Swashon. Niente, non stiamo andando tanto bene. L'abbazia di Athlone, neanche qui. Rimane una sola possibilità, prendiamo la tesoreria olimpica. Ah, e devo svuotare di nuovo la barra dei punti. Allora torniamo all'Arc 90. C'è sempre Bettel, Château Frontenac 4. Ok. Uno, due, tre, quattro, 30, 57. Ok, qui sarebbe sempre bene controllare la copertura e la posizione, però vedete, è coperta. Questo è un giocatore, una giocatrice di cui so che posso fidarmi, quindi vado tranquillo. Ok, e allora abbiamo preso anche qui. E andiamo avanti, dobbiamo prendere la tesoreria accademica, vediamo se raddoppiamo. Abbiamo raddoppiato anche questo, quindi 8 punti e tutti quei beni diventano 16 punti e il doppio dei beni. Ok, a questo punto possiamo raccogliere tutto il resto. Ancora una volta non ci permetterà di raccogliere tutto perché si superano i 100 punti. E quindi torniamo di nuovo in chat 90. Era rimasto Fabio, Castel del Monte 4. Vediamo se non ho preso già una posizione precedente. No, non l'ho presa. Ah, però forse è presa già da qualcuno. Vedo che è praticamente pieno Castel del Monte. 1, 2, 3, 4. No. Non c'è, sì, c'è giusto Capienza, va bene, allora possiamo prenderla. Fabio, Castel del Monte, 4. Ok, usciamo fuori, rientriamo. Bene, vedere tutti questi meccanismi della chat 90. È importante uscire e rientrare perché vi ho detto prima, perché qualcun altro potrebbe averlo preso prima di me e io non lo vedo finché non esco e rientro. Quindi CDM 4. Vedete che è coperto perché io devo mettere 10 punti, in realtà è troppo coperto perché questa posizione potrebbe essere bucata mettendo soltanto 6 punti e prendendone 10. Prendo 10 punti e ok, anche questa posizione è presa. Non posso ancora finire di raccogliere. Adesso vediamo i miei edifici invece, vediamo gli edifici che io avevo offerto e per fare questo io ho di fatto un file che mi fa sia i calcoli sia Excel. Allora, andiamo sulla beta. Ecco qui i vari edifici. Io ho offerto, vedete, la 4 del Ferri Alessandria, sono 19 punti. Vediamo se me li hanno messi. 19 punti, perfetto. Adesso siamo a 8,61 su 8,80. 81 su 8,80. Il premio è rimasto soltanto l'ultimo che, beh, non dà punti. E quindi metto 17. Arrivo a 8,78 su 8,80, rimangono a mettere solo 2 punti e non ci sono punti in premio, quindi un punto per metterlo e un punto per la chiusura. E allora lo scrivo in questo modo in chat 90. Sandro, Faro di Alessandria in inglese con la sigla. Allora metto posizione 5, un punto. Ok. Poi avevamo ancora, abbiamo detto invece la posizione 3 di Royal Albert Hall, 67 punti. Vediamo qual è la situazione. 67 punti, perfetto. E quindi siamo 9,96 su 1063. 9,96 su 1063. La posizione 4 sono 10 punti e quindi devo mettere per coprire 29 punti. Ok,1025 su 1063. Ok, e posso offrire la posizione 4.
Ok, ragazzi, qui si muore di caldo, io devo accendere il ventilatore, quindi scusatemi un attimo, metto in pausa perché devo attaccarlo. Eccomi di nuovo, ci sarà un po' di rumore di fondo, anzi qui mi vola pure tutto, mettiamoci qualcosa sopra questi fogli, se no vola tutto via. Ok, allora stavamo facendo, mettendo i punti. Allora, qui abbiamo messo queste due posizioni, possiamo raccogliere ancora, ma sicuramente non ce la faremo. Perché di nuovo si arriva a 100 punti, è molto fastidiosa questa cosa di fuochi. Quando si devono raccogliere tanti punti, ogni volta bisogna fermarsi per utilizzarli. A questo punto in chat 90 ho preso tutte le posizioni che potevo prendere, ho controllato, ho offerto le posizioni degli edifici di cui già ho offerto posizioni precedenti e possiamo offrire un edificio nuovo. E una cosa che stavo facendo era di portare un pochino su Ark, ero arrivato a 80, adesso 81, vediamo, allora andiamo avanti su Ark. Dove sta Ark? Non lo trovo Ark. Bene, me lo prendo da qui la stessa cosa. Allora Ark, livello 81. Blocchiamo livello 82. Allora, 57-40 sono i punti totali, 0 i punti messi finora. E il primo premio sono 1415 punti. Lo segno qui. Quindi bisogna mettere 200, 2689 e io per coprire devo mettere 362 punti. Adesso voi vedete questo file è un po' complesso perché per ogni edificio ha una colonna, però io ho messo su internet e si può scaricare dal video, subito sotto il video che trattava di Ark 90, ho messo un video un file Excel come questo con un solo edificio, poi voi lo potete copiare e utilizzare per tutti gli edifici che volete. Ok, devo mettere 362 punti, ne metto 100, ne mancano 262, raccogliamo ancora, sicuramente non ci arriviamo, quindi possiamo mettere tutti i punti che ci servono. Ecco di nuovo 100. Certo che se me lo trovo qui Ark facciamo prima, eccolo qui, devo mettere ancora 262, ne metto 100, mancano ancora 162 punti per coprire. Si sta meglio col ventilatore, si sta davvero meglio. Pazienza per il rumore di fondo. Ok, abbiamo ancora questo, metto ancora questi punti, siamo quasi arrivati, 2,32 su 57,40, 2,32, ne mancano ancora 130, forse a questo punto posso direttamente coprirlo e tanto da raccogliere non ho più niente, magari lo facciamo dopo, magari adesso andiamo nei campi, facciamo altri punti. Mettiamo la produzione qui dei costruttori di slitte. Avete visto un po' come utilizzo proprio nella pratica di tutti i giorni la chat Ark 90. Ok, andiamo avanti allora. Inventario. Cioè antiquario, non inventario. Ok. Vediamo se abbiamo qualcosa ancora da mettere. Queste sono tutte cose che mi servono. Ah, ce l'avevo no, il minatore. Non l'ho trovato prima, l'avrò cercato male. Questa è tutta roba che mi può servire. Mettiamo i laboratori olografici che sono dell'era precedente, ormai non mi servono più. 1, 2, 3, 4 e 5. Mettiamo un giorno. Ok. Qui c'è un carosello, ce lo compriamo subito. E vedete, ho parecchie monete e gemme da parte. Poi però bisogna trovare il posto, per il momento questo carosello non lo mettiamo. Andiamo sulla taverna, raccogliamo la taverna, vedete quante cose. Poi una volta era molto semplice, adesso l'insediamento, adesso veramente si fanno tante cose insieme, spesso soprattutto se uno ha più mondi come me non c'è tempo di fare tutto quello che sarebbe necessario. Ok, intanto è stato chiuso l'edificio dove avevo messo i punti proprio poco fa. Raccogliamo questi incidenti. A questo punto andrei subito nei campi. No, invece che nei campi sono andato nella colonia spaziale. Va bene lo stesso, raccogliamo.
Vedi, è un po' lento, ho notato che la beta da un po' di tempo è lenta a caricare. Ho chiesto ad altri giocatori, qualcuno mi ha detto di no, veramente, ma a me dà veramente questa impressione. Raccogliamo. Qui mettiamo la produzione. No, qui non ho. Mi manca il carbonio di Venere per produrre. E allora andiamo subito ad esplorare, a raccogliere un po' di carbonio di Venere. Scusate, qui sono nell'area degli asteroidi, mi manca il ghiaccio degli asteroidi, non il carbonio di Venere. Questi ce li avevo già. Ok, qui forse già ne ho raccolto abbastanza, ma siamo qui, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Ok, ci sarebbe l'altra mappa, andiamo anche sull'altra mappa, visto che questo ghiaccio degli asteroidi ci serve sia per produrre i beni che ci serviranno poi per andare nell'era di Venere, sia perché serve proprio nelle ricerche dell'era di Venere, quindi devo mettere, una volta messi da parte tutti i beni necessari, devo mettere da parte anche il ghiaccio degli asteroidi, insomma ci vorrà un po' di tempo prima di poter passare a Venere. Vorrei farlo il più presto perché vorrei che, diversamente dall'era di Venere, quando parte l'era prossima del satellite di Giove, vorrei essere pronto in modo da poter fare un video subito all'inizio. Ok, torniamo qui allora e mettiamo la produzione. Ok, a questo punto andiamo nei campi. Vediamo che situazione troviamo. Allora, nei campi siamo primi, siamo tornati primi. In realtà siamo stati per un po' di tempo secondi, pur stando meglio di tutti nella mappa, perché sono capitate province che valgono poco. Vedete, la prima vale 40 e la seconda vale 60. Invece i verdi hanno la prima che vale 70, cioè la prima loro vale quanto più della seconda nostra, e la seconda che vale 89. Però noi ormai siamo arrivati quasi al centro e oggi vediamo l'ora di prendere questo settore e magari di andare avanti. Qui abbiamo un campo d'assedio, ne abbiamo messo uno solo perché per non consumare troppi beni della tesoreria, non stiamo molto bene con i beni della tesoreria, tanto qui dovremmo vincere con facilità. E allora andiamo avanti con 35 battaglie, facciamole rapidamente in automatico. 2, 3, 4, 5, adesso sto logoramento basso, quindi vado bene senza nemmeno cambiare esercito. 6, ecco, la prima unità è morta. E allora a questo punto cambiamo le unità, cambiamo anche il furfante ferito. Mi sono perso il conto di quante ne ho fatte. Non corrisponde a questo perché questo col fatto che col campo d'assedio sale, il logoramento sale di meno. Beh, comunque lo vediamo perché eravamo partiti da 65, siamo a 73, ne abbiamo fatte 8, ma il campo d'assedio non è che ci sia servito molto in realtà. Andiamo ancora avanti. Adesso quando arriviamo a 20 battaglie, quindi a 85, facciamo un po' i conti di quanto ci è stato utile il campo d'assedio. 15 diamanti. No, questo non c'entra. 80. Ottantuno. 82. 83. 84. 85. Ok, abbiamo fatto 20 battaglie e 15 di logoramento, insomma, tre quarti di quelli che erano. Andiamo ancora avanti, arriviamo rapidamente a 100 in modo che ci prendiamo il settore centrale. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, la rimettiamo a tutto schermo, 98, cambiamo un po' queste unità che cominciano a essere ridotte male. 99, però voglio verificare che sul video stiamo messi bene. Sì, ok, sta tutto a posto. E quindi l'ultima battaglia e prendiamo questo settore centrale. Perfetto. E adesso penso che ci conviene fermarci, non perché logoramento è ancora basso, sto a 21, però magari conviene mettere un campo d'assedio. Qui abbiamo tre slot, vedete, tre slot, campi d'assedio. Beh, sto messo benino come in tesoreria. Uno lo mettiamo sicuramente, ma un altro pure direi, perché da lì poi a lì le possiamo mettere tutte e tre, perché poi da qui ci prendiamo tutti i territori vicini e facciamo un sacco di punti e sacrifichiamoli questi beni. Ok, tre campi d'assedio. Adesso per andare avanti dovrei aspettare 2 ore o se no sdiamantare, ma in realtà preferisco aspettare, visto che mi si dice che sono un po' noiosi i video troppo uguali. Allora ecco, passiamo ad altro. Io poi lo farò da solo offline, questo, no, offline insomma, non su YouTube, la conquista dei settori vicini. Certo che con questi tre campi d'assedio posso conquistare 1, 2, 3, si va molto bene, perché con tre campi d'assedio il logoramento aumenta pochissimo. Ok, allora usciamo dai campi di battaglia e andiamo invece sulle spedizioni. Oggi è domenica, finiscono oggi le spedizioni, ci manca l'ultimo livello, vediamo di farlo. In genere si prendono bei premi, sblocchiamolo e giochiamo direttamente. Vediamo se riusciamo a farlo tutto combattendo. Qui all'inizio riusciamo. È un po' di tempo che le avevo un po' abbandonate le spedizioni, quindi non ricordo se riesco a farle tutte combattendo, forse sì. Ok, queste prime sono più semplici. Ogni volta che levo per qualunque motivo il tutto schermo, ma mi dimentico di rimetterlo. Ok, attacchiamo qui. Ok, vedete, io nei campi qui partecipo alle spedizioni, ma non partecipo in realtà al campionato delle gilde, perché sono solo in gilda, bisogna essere almeno in 3 per farlo. Però i premi si vincono lo stesso, insomma. Sia i premi individuali che i premi di gilda. L'unica cosa è che non c'è l'aumento, vedete, qui vinco le corone, quindi aumento di livello. L'unica cosa è che non c'è l'aumento del percentuale per i primi 3, perché essendo da solo sarei sempre primo, chiaramente. Qui vedo una reliquia verde, però non la posso raccogliere finché non arrivo a questo sblocco qui, a questa torre grande. Sto finendo i tentativi, ma poi magari li compriamo con le medaglie, vediamo di finirlo il 4° livello. Vediamo, fra un po' dovrei avere qualche difficoltà, perché qui, ma artiglieria proviamo a fare ancora con lo stesso esercito, siamo andati ancora bene. Forse allora ce la facciamo a farlo tutto. Raccogliamo questa reliquia rara, un kit di modernizzazione, questa reliquia media, una piazza tribale, qui abbiamo un'altra reliquia rara. E adesso dobbiamo comprare i tentativi. Ne compriamo 1, 2, 3, 4, non di più, perché magari qualche tentativo lo vinciamo, anche se qui non si vincono più, forse non si vincono più i tentativi al 4° livello. Ok,
penso che ormai ce la facciamo perché questo è un po' difficile perché contro qui ho tutte come si chiama? Sparachiodi, tutti tempeste di chiodi, quindi contro dovrei metterci le sentinelle dell'era di Marte. Però bisogna vedere poi le sentinelle come vanno contro, ma penso dovrebbero andare bene lo stesso. Invece non ce l'ho fatta. Proviamo allora con tutti i sparachiodi, ma ho paura che non ce la facciamo. Niente. Non ce la facciamo, proviamo a farla manuale. Compriamo un altro tentativo. Mettiamo di nuovo tutti i sparachiodi, però gestendo la cosa manuale possiamo nascondere gli sparachiodi, si nascondono nelle macerie. Ok, queste sono le macerie, ecco qui vado direttamente nelle macerie, Rumble. Qui non posso andare nelle macerie, intanto lo colpiamo. Loro sono forti, io poi devo fare un'altra ondata, quindi non è molto facile. Questo adesso va nelle macerie, ottimo, così non può essere colpito. Questo pure va nelle macerie. Qui vado pure io nelle macerie, anche se non arrivo poi a colpirlo, non fa niente. Uno, due. Eccoci qui, il problema è che adesso siamo rimasti soltanto con 4 unità, 2 anche molto ferite, sarà difficile, proviamo. Proviamo di nuovo a nasconderci nelle macerie. Ma le macerie non è che sono tante come quando è nascondere nella pianura, poi vedete, non ci fa mai entrare al primo colpo. E quindi niente, mettiamoci qui vicino e non riusciamo nemmeno a colpirli. La facciamo, penso proprio che dobbiamo negoziare. Vado nelle macerie. Qui altre macerie vicine non ne ho. Mi allontano. Provo ad arrivare a queste di macerie. Questi tritatutto non arrivano molto lontano, andiamo nelle macerie e colpiamo l'unità d'artiglieria per arrivare al tritatutto. Basta, non ce l'abbiamo fatta, quindi conviene che devo negoziare, non so le altre, ma almeno questa perché non riesco a farla combattendo. E allora sblocchiamo in taverna un turno in più, ho parecchie monete, ho 1 milione di monete per la taverna, quindi sblocchiamo un turno in più per un quarto d'ora, sono 1500 monete. Ok, torniamo alle spedizioni e vediamo se ce la facciamo a negoziare. Facciamo un paio di tentativi, negoziamo. Adesso sono sicuramente questi tre, perché sono arancioni, non sono stati messi nel secondo ciclo e quindi vanno sicuramente qui. Magari l'ordine non è questo, però no, è quest'altro. Però sono sicuramente questi tre. Non siamo riusciti, ma ormai riusciamo sicuramente, perché questo, i microbi stanno sia qui che qui e quindi stanno sicuramente qui. L'acqua sta sia qui, no, l'acqua sta comunque. Questi qui non possono stare, quindi sta sicuramente qui e quindi qui c'è l'acqua sicuramente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Diamanti. Vediamo, riproviamo ad attaccare, vediamo com'è qui. Qui abbiamo tutte unità pesanti e artiglieria, quindi in questo caso andiamo bene con l'artiglieria. Infatti ce l'abbiamo fatta. 100 diamanti, qui abbiamo una reliquia rara,
nel magazzino edifici. 1, 2, 3 e 4. Compriamo gli tentativi per arrivare fino alla fine, sempre che vinciamo. Allora, qui possiamo mettere, ma tutto sommato qui cominciamo a mettere tutti sparachiodi. E siamo andati bene. Alla fine il turno in più l'abbiamo utilizzato soltanto probabilmente per quella negoziazione, va bene uguale. Ok. Qui abbiamo artiglieria e da pesanti, mettiamo tutto artiglieria di nuovo. Vedete, neanche sono stati feriti. L'artiglieria è molto buona contro unità pesanti artiglieria. E siamo arrivati, questo è l'ultimo combattimento, ancora artiglieria e unità pesanti, quindi andiamo bene così. Perfetto, abbiamo finito il quarto livello delle spedizioni. Prendiamo il premio, la fattoria terrazzata non ci serve, la mettiamo all'antiquario, una piazza tribale stessa cosa. Abbiamo ancora una reliquia qui, eccola qui. Ok, abbiamo finito il quarto livello, penso che possiamo fermarci qui. Ah no, non possiamo fermarci qui, c'è un'altra cosa da fare. Abbiamo fatto le missioni dell'evento ma non abbiamo fatto l'evento vero e proprio. Abbiamo 3 biglietti, possiamo utilizzarli. Io in realtà ormai sono sicuro di mettere il premio finale perché servono 7 fra base e aggiornamenti. Vedete, questo è dove bisogna arrivare al livello 7, quindi ne servono 7. Io, se vediamo nell'inventario, ne ho 4, 5, 6, quindi me ne manca uno solo, ma uno solo lo prenderò da qui. Mancano 3 missioni, sicuramente ce la farò, insomma. E quindi da qui, anche se non lo prendessi un altro, non è un problema. Comunque, per prenderne un altro devo finire fare 8 impronte qui, 20 e altre 20. Mi servono 48 impronte, insomma. È un po' difficile riuscire, può darsi anche che ci riesco. Però intanto andiamo a utilizzare questi 3 biglietti. Un attimo però, sono arrivato a 689. Con 689 in realtà posso comprare, beh, da qui non si vede da dentro, con 660 si comprano gli strumenti, quindi forse potrei fare un altro video proprio di anticipazione, allora non lo faccio in questo video, farò magari un video specifico. E qui chiudiamo qui. Sì, stavo riflettendo su questa questione del video specifico. Chiudiamo qui, questo lasciamolo come video soltanto per un viaggio in beta, e poi per quanto riguarda l'evento faremo o l'evento, il video finale addirittura, oppure farò un video specifico su questo uso degli strumenti. Vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.